Salve, qui Frank95 e io sono Diablo dal GMIC, di nuovo insieme, e questa è la lezione numero 0 della serie. Finalmente ci siamo. Avendo molta esperienza nel modding, ho deciso di fare questo tutorial insieme a Diablo. Vi ricordo che io sono il creatore delle mod di Gothic Gold Box, il quale ne vado fiero per via dell'elmo di Gemini, che mi è costato tanto tempo e fatica, e in seguito, le mod delle armature del server RP Immersive Corinis. Che a prima vista, possono sembrare solo delle ristrutturazioni di texture, invece sono armature nuove e aggiuntive al gioco. Ma ora parliamo degli strumenti di base necessari per il modding. Allora, per prima cosa è necessario avere l'espansione installata, oppure la versione Gold. Inoltre consiglio anche di avere un'installazione pulita, dal momento che se siete alle prime armi, avere installate altre mod vi complicherà la vita, in quanto dovreste gestire troppi file diversi. Fate il backup di questa cartella perché, a seconda di cosa installerete nel mod kit, potreste perdere i file italiani e avere quelli in tedesco. Installate la patch 2.6 che trovate nella descrizione, e poi installate il Modakit Development Tool 2.6, e il Modakit Development Tool 2.6, infine, sempre in descrizione, il Gothic Starter 2.6. Alla fine di tutto ciò rimettete la cartella di backup al suo posto. Poiché installando l'espansione di Gothic 2 potrebbero non apparire i dialoghi a causa di un errore con i file specifici. Per risolvere il problema, bisogna andare in questa cartella, il quale si trovano 4 file, OUDAT, OUBIN, OLSC e OUCSL. Bisogna quindi eliminare OUBIN e OUCSL, e rinominare i due file restanti, OUDAT e OUTLSC, rispettivamente in OUBIN e OUCSL, i nomi dei file appena cancellati. Avviando il gioco a questo punto, dovrebbero ricomparire i dialoghi. Se invece nella cartella avete solo due file, il procedimento è lo stesso. Il Modakit vi permette di estrarre dagli archivi i file che più vi servono per modare. In seguito viene la patch 2.6 dedicata al Modakit, e infine, l'aggiornamento del Gothic Starter, che è la cosa più importante. Ovviamente dovrete installare tutto questo nella cartella di Gothic. Bene, ora vediamo le possibili opzioni durante l'installazione del Modakit. La spunta script è utile ma non indispensabile. Se la vostra mod è di tipo scripting, i motivi verranno spiegati quando ne parlerò a riguardo. Verrà inserito in questa cartella il contenuto dei file Gothic Date Fight Date originali, quindi in tedesco. Per quanto riguarda invece gli altri file DAT, verranno decompilati automaticamente anche se non selezionerete questa voce in questa cartella. La spunta Welten installa i mondi di gioco, necessario se li volete modificare. Comunque per ora vi basti sapere che verranno installati i mondi compilati in questa cartella. Le due sottovoci Volumero Daten indicano rispettivamente l'installazione dell'intero mondo o del mondo diviso in file più piccoli. Anche qui ne parlerò più approfonditamente nella lezione dedicata allo Spacer. La spunta Meshes installa tutte le mesh, ovvero i modelli 3D. Le sottovoci Volume 0 Daten indicano rispettivamente le mesh compilate e quelle non compilate. Anche per quanto riguarda i mondi di gioco. La spunta Texturen installa tutte le texture. Per quanto riguarda le sottovoci vale lo stesso discorso di prima. La spunta Animationen installa tutte le animazioni solo compilate. La spunta Sound Effect installa gli effetti sonori. La spunta Sprachausgabe, o come cazzo si pronuncia, installa i dialoghi. Pensate che i tools necessari siano finiti? No, c'è dell'altro. Gothic Sourcer 3.14, utile per l'editing degli script e necessario per la decompilazione delle animazioni. GIMP, programma gratis e open source, per l'editing di immagini. Qualsiasi altro andrà bene purché riesce ad importare ed esportare immagini nel formato TGA. Blender. Se volete spendere 2000 euro di licenza per software come 3ds Max. Se la vostra risposta è sì, bene,
Compratelo, altrimenti potete utilizzare questo ottimo software di grafica 3D gratis e open source per la modellazione delle mesh. KRX InPXP, Sivabè, plugin per l'importazione ed esportazione di alcuni formati di Gothic in software come Blender. In caso di Blender, l'ultima versione del plugin non è aggiornata con la più recente del software, ma dovrebbe comunque funzionare. Goman, software utile per la visualizzazione degli archivi, delle texture compilate, e per la conversione di quest'ultime. Bene, la maggior parte di questi argomenti li tratterò più specificatamente in lezioni successive. Per ora mi sono limitato a descrivere i software necessari e utili per il modding. Ce ne sono anche altri meno importanti che magari tratterò in lezioni successive. La prossima lezione tratterà approfonditamente della gestione dei file in Gothic 2. Beh, mo basta, mi so rotto il cazzo.